A Foggia ci sarebbe un commercio di ostie consacrate, molto probabilmente utilizzate per messe nere. La denuncia arriva dal vescovo di Foggia, Monsignor Vincenzo Pelvi, che ieri, durante la solenne celebrazione per la Madonna dei Sette Veli, padrona della città, ha lanciato l'allarme. Alcuni giorni fa nella villa comunale è stata trovata una particola che noi pensiamo una particola consacrata. Da qui, attraverso delle ricerche, si è addivenuti alla presenza in Foggia di alcuni gruppi, tra virgolette, cosiddetti satanici, che girano per le parrocchie e che invece di prendere l'Eucaristia e nutrirsi dell'Eucaristia la trattengono sotto una mascherina o in mano e ne fanno poi alcuni usi impropri. Tanto che abbiamo, attraverso delle situazioni, scoperto che solo in un mese sono state trafugate una trentina di particole dalle parrocchie, trafugate non dal tabernacolo, ma alcune persone che addirittura vendono le particole consacrate. C'è un commercio anche di particole consacrate e ci stanno dei gruppetti che poi ne fanno un uso improprio. Vi dico questo perché noi non solo ci nutriamo dell'Eucaristia, ma dobbiamo anche custodire il sacramento, custodire l'Eucaristia. Anche noi sacerdoti in modo particolare siamo diventati un pochino superficiali e forse dobbiamo un po' sentirci in colpa se non custodiamo con dignità e con riverenza la Santa Eucaristia.